giù la mascherina da lunedì 28 giugno, ma solo all'aperto. Il via libera nelle zone bianche arriva direttamente dal Comitato Tecnico Scientifico e ottiene il beneplacito anche del governo, fermo restando alcune indicazioni precauzionali. Resta l'obbligo in caso di assembramento e nei luoghi al chiuso, ma da lunedì prossimo passeggiare all'aperto senza indossare i dispositivi di protezione individuale sarà dunque possibile. La mascherina andrà comunque portata sempre con sé, perché qualora dovesse mancare il giusto distanziamento sarà necessario indossarla per proteggere se stessi e gli altri. Dal 28 cade l'obbligo delle mascherine all'aperto. Lei è contento o è preoccupato? Preoccupato no, contento un po' sì, perché perlomeno si vive, respira un po' d'aria, se no altrimenti qua è un disastro. Un po' preoccupata, comunque ancora non ne siamo completamente usciti, quindi... Va bene, noi siamo felici perché la mascherina col caldo è impossibile da gestire, specialmente a una certa età. Complicato poi chi è come me che va col bastone ancora peggio. Sono felicissimo, non vedo l'ora, perché credo che all'aperto non ci siano problemi. È giusta come misura, ma non sono sicuro che le persone la prenderanno, insomma, come... col buon senso. Contentissima. Io sono contraria perché comunque ancora non siamo fuori dalla pandemia, quindi secondo me bisognerebbe continuarla a portare fino a quando proprio non finisce tutto e siamo tutti tranquilli. È vero che i vaccini, insomma, siamo in una situazione sicuramente migliore. Siamo tutti vaccinati e speriamo che tutti si vaccinino, così leviamo tutto. E la signora cosa dice? È lo stesso. Questa poverina non la sopporto, una cosa. Perché non la fa respirare, però ci atteniamo alle regole. Finalmente stiamo passando questo brutto periodo e si sa intravedere un po' di luce in fondo al tunnel. Anche per ritornare un po' alla normalità, veramente sono stati due anni difficilissimi. Mille per mille. Contentissimo quindi. Sì. Anche a scuola immagino che sarà stato complicato. Super. Veramente complicato, è stato per loro, per noi, tutto. Speriamo di ritornare presto alla normalità. Indispensabile con questo caldo toglierla. Soprattutto adesso che arriva il caldo, perché sono parecchio ingombranti, parecchio fastidiosi. Non averla funziona se si rispettano le distanze. Bisognerà comunque portarla sempre con sé, perché se si creeranno le condizioni di assembramenti o di mancanza di distanziamento, comunque bisognerà portarla. Mi sembra giusto portarla sempre negli ambienti chiusi oppure dove ci sono degli assembramenti, mi sembra giusto utilizzarla per evitare imprevisti. Lei ha vissuto la guerra, ma questa guerra no. Io personalmente metterei la mascherina in situazioni di assembramento, mentre situazioni come quella di ora la toglierei anche. Siete preoccupati magari che qualcuno, anche tra i vostri coetanei più giovani, non rispetti proprio, lo interpreti quasi come un tana libera tutti? Ma no, io credo che i giovani sono abbastanza responsabili e gli dobbiamo dare fiducia, non li dobbiamo sempre condannare, invece li dobbiamo stimolare e invogliare. Ma già è così molto spesso che qualcuno non la porta o ti si avvicina troppo senza mascherina, quindi non credo che cambino molto le cose. Quindi sarà tutto, diciamo, a ricasco un po' del buon senso delle persone. Certo, come sempre, anche perché controllare è impossibile. Quindi fiducioso o no negli altri? Non molto, dati i trascorsi recenti, non molto, sinceramente.